Ci siamo distratti solo un istante ed è nuovamente tempo di orienteering. Finito di sciare si torna a correre nei boschi e si comincia dalla bella Puglia, un avvio sul mare per lo sport con cartina e bussola. Si riparte dunque anche per questa stagione 2023. Rai Sport seguirà gli appuntamenti più importanti in collaborazione, come sempre, con la FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento, guidata da Sergio Anesi. Si riparte da Vieste e dal Gargano, allora, e si ricomincia ancora una volta con Pietro Illarieti, che qui al mio fianco commenterà e ci guiderà dentro questo sport che piace tanto ai giovanissimi e che ha un'anima green. Ciao Pietro e ben trovato ancora una volta. Ciao, buongiorno a tutti. Finalmente si riparte con il grande orienteering di livello nazionale. Lo scenario è splendido, siamo in Puglia, ci voleva, perché si riparte con un bellissimo sole, una temperatura mite e tanti stranieri che sono giunti qui in Puglia proprio per assaporare questo orienteering italiano, questi centri storici del sud Italia che hanno un fascino unico e anche delle caratteristiche tecniche che proprio piacciono all'orientista. Centro storico, si parte appunto dal cuore di Vieste per una prova sprint, gara veloce dunque, ma prima la voce dei protagonisti, le interviste che ci raccontano il tipo di prove che andremo a seguire. Il benvenuto del territorio è a cura di Dario Carlino. Sì, salve e benvenuti qui a Vieste, questa due giorni di sport di orientamento che si terranno qui a Vieste sul Gargano e in Foresta Umbra. Quindi un momento ancora questo per far conoscere il nostro territorio, che va Vieste dal centro storico, quindi particolarissimo con i suoi saliscendi, passaggi sul mare, quindi veramente una caratteristica del nostro territorio bellissima, e poi domani in Foresta Umbra, dove Umbra è tra le 10 foreste più belle del mondo. Con l'orienteering veramente abbiamo creato un connubio importante in questi anni. In questi giorni stanno degustando i nostri piatti tipici, il nostro olio che è un olio d'eccellenza, stanno iniziando a conoscere bene questo territorio, quindi innamorarsi di quel territorio che potrà essere meta delle loro vacanze. Chi conosce bene questo percorso di Vieste è Sebastian Indra. Spiegaci le difficoltà. Sì, è un paese molto intricato, con un percorso che si snoda, tanti cambi di direzione, scelte destra e sinistra, bisogna sempre essere attaccati alla lettura, non perdere mai dove si è, dove bisogna andare. I favoriti di Sebastian Indra? In casa Italia direi sicuramente Mariani. E le azzurre quali? Viola, Zagonel, sempre forte in questi percorsi tecnici. Viola Zagonel, diceva Sebastian Indra. Zagonel sicuramente da tenere d'occhio per questa sprint. Seguirà una long, due gare in programma dunque tra Vieste e Foresta Umbra per questo inizio di stagione, due prove che vedranno anche la partecipazione, come ricordava il nostro Pietro, di tanti, anzi tantissimi stranieri provenienti dai paesi dell'area tedesca, ma anche e soprattutto da quelli nordici, dove l'orienteering è una sorta di religione, a partire dagli svedesi. Ma a sorpresa sono giunti anche atleti da Giappone, Taiwan e sì, Hong Kong, no Pietro? È stata una sorpresa, 10 nel numero complessivo delle nazioni presenti, e si sono schierati questi giapponesi. A questo punto gli organizzatori li hanno avvicinati e anche noi abbiamo chiesto: ma siete venuti apposta per le gare? E siamo rimasti tutti sorpresi, perché sì, sono venuti per le gare. Noi pensavamo fossero in Italia per turismo, invece hanno voluto fare questa pazzia, hanno fatto le gare e poi sono rimasti qua. Frida Wikström l'abbiamo vista partire, Enrico Mannocci, Polisportiva Masi pronto, anche Serena Raus, e dunque Wikström che ovviamente ci porta subito alla Svezia. Ricordavi 10 nazioni, 600 concorrenti, oltre ad alcune scuole anche, no, del territorio, perché la federazione negli ultimi anni sta attivamente lavorando con gli studenti e gli istituti scolastici per diffondere il più possibile questa disciplina e anche per tesserare giovani. Sì, è una delle sfide, il presidente Anesi lo dice sempre, bisogna fare promozione, ma bisogna fare anche tesseramenti, ossia non basta promuovere questo sport, bisogna anche così far sì che questi neofiti praticanti poi diventino degli assidui e quindi vengano tesserati nell'ambito della FISO. Qua vediamo uno dei favoriti, che parte assieme alla nostra Viola Zagonel, super specialista delle gare sprint, in particolare nella sua società, la Polisportiva Masi, c'è una grande cultura delle gare sprint. Un altro grande campione qua presente,
medaglia di bronzo a un mondiale è questo Jonathan Gustafsson, sicuramente è da tenere d'occhio in questa sprint velocissima che vede coinvolti due campioni italiani come Tommaso e Riccardo Scaletta dalla parte tecnica, con un altro super esperto internazionale che è Ian Salmi. Quindi diciamo che oggi il PVT da un punto di vista tecnico ha messo in campo tutte le forze migliori per mettere in difficoltà i campioni dell'orienteering. Gara sprint, come ricordava Pietro, gara veloce che non concede respiro agli atleti. A Vieste si gareggia in una bellissima giornata di primavera, temperatura intorno ai 20 gradi, sole dunque ad accompagnare gli atleti, una sprint che prevede un passaggio decisamente difficile e complicato, insomma molto fisico nella parte più vecchia della città, ed una parte invece più lineare, pianeggiante, ma sempre all'interno del centro cittadino, prima di arrivare sul lungomare, dove è posto il traguardo, no, di questa sprint, Pietro. Sì, una curiosità, tra queste infinite scalinate ce n'è una in particolare con oltre 120 scalini che viene poi cantata anche da Max Gazzè in una canzone dove si ricorda poi quella che è la storia d'amore di Crisalda e Pizzomundo, Pizzomundo che poi è il grande monolite che caratterizza Vieste. La leggenda dice che ogni 100 anni, perché Pizzomundo è l'innamorato di Crisalda, che è stato trasformato appunto in questo monolite, e lei è diventata una sirena, e ogni 100 anni si rincontrano per una notte d'amore. Dalle leggende alla dura realtà, Damiano Bettega, tutto sprint, GS Pavione, quella pugliese è per tutti il debutto stagionale, le gambe quindi, caro Pietro, non saranno ancora al massimo, anche perché molte nazionali hanno svolto raduni intensi e il carico di lavoro va ancora smaltito. È così, qua Damiano Bettega, che l'anno scorso è stato sicuramente uno degli atleti che si è imposto a livello nazionale ed è uno dei candidati più seri a conquistare un posto nella nazionale, che quest'anno viene guidata da Stefano Raus, e proprio Stefano Raus ha tenuto, diciamo così, sotto pressione gli atleti, tenendo proprio prima di questa gara un raduno, e quindi diciamo così possiamo dire che questa gara fa anche parte di un percorso di carico di lavoro sia fisico che tecnico. Poi, terminata questa trasferta pugliese, ci sarà un altro camp in vista campionati europei e poi una trasferta in Repubblica Ceca, quindi diciamo che è un periodo straordinariamente denso per i nostri orientisti. Ed è già cominciato anche un training camp per gli azzurini, i giovani, guidati da Emiliano Corona e Ivano Bettega, che da Sud Italia si sono trasferiti in Bulgaria per attestare i percorsi in vista dei campionati europei di corsa orientamento del mese di giugno, dal 22 al 25 giugno, le date esatte della rassegna continentale. Rassegna continentale che per gli elite si svolgerà invece in Italia, Pietro, no? Quindi sì, appuntamento davvero importante quello di ottobre. Nel mese di ottobre saremo nella zona veneta, sul lago di Garda, Peschiera, quindi insomma ci sono Verona anche. Il sindaco Tommasi ha dato la sua disponibilità per la bellissima città di Verona. Mentre qua torniamo sulla gara con Gustafsson che viaggia velocissimo. Prima abbiamo parlato delle scuole, ogni tanto si vedono delle persone che non corrono ma camminano, sono alcuni degli insegnanti che hanno portato poi i ragazzini. Sono quasi una sessantina i ragazzini che stanno partecipando dalle scuole pugliesi, quindi un bel successo. Qua Alessio Tenani, che forse non è più brillante come un tempo in questa, diciamo anche nella trasferta pugliese l'abbiamo visto più concentrato magari nel ruolo di team manager, nel coordinare i suoi ragazzi, e nella sua squadra ci sono, oltre a Viola Zagonel che vediamo qui lanciata verso una brillantissima prestazione, anche il promettente Francesco Mariani, campione del mondo in Turchia Junior. Alessio Tenani, che potrebbe forse fare meglio nella long del giorno dopo, nella long nella foresta umbra. Abbiamo visto però anche, e sta andando davvero abbastanza bene, Samuele Tait con un light orienteering team che avevamo forse dimenticato, no, tra i favoriti. Abbiamo detto gli svedesi ovviamente, Mariani, ma anche Tait ha
questo punto è al femminile, per quanto ci riguarda sicuramente Viola Zagonelle, Jessica Lucchetta, Orientino in Tarzo, che anche lei potrebbe fare bene, la vediamo proprio in queste immagini seguite dal nostro operatore, operatori che ringraziamo sempre, perché un po' di fatica a seguire le gare di Orientino, soprattutto le sprint, ma non solo, si fa sicuramente. Qui Francesco Mariani, che abbiamo detto sicuramente tra i favoritissimi per quanto riguarda gli azzurri a centrare un podio, accettare un gradino quantomeno del podio. Beh, oggi è difficile salire sul podio, qua Anna Rita Scalzotto che sta dando veramente il meglio di sé, si sta giocando il podio, è reduce da un inverno tribolato con un infortunio, quindi non è ancora al 100%, però qua sta andando bene. Hai parlato di cameraman, lo ringraziamo, e Sebastian Inders, un azzurro che oggi si è messo a disposizione perché non gareggia, ma è lui l'uomo della telecamera mobile. Mentre parlavi di Samuele Tait, che sta viaggiando in una top 5, quindi si sta muovendo bene, e Viola Zagonel invece anche lei si sta giocando il podio, vedi, sta correndo molto bene. Una cosa che bisogna notare, ogni tanto si vede anche il, diciamo così, dei turisti o comunque delle persone del posto qua ferme, quindi sono un altro ostacolo alla marcia dei concorrenti, quindi grande attenzione, perché queste persone magari non sono preparate al loro passaggio, quindi sono gli atleti che devono prevenire, schivare. Esatto, e schivare. Abbiamo visto Jonathan Gustafsson, lo svedese in testa, sta facendo bene anche Vilma von Krusensterna, altra svedese che è presente qui, ricordavamo 10 nazioni, 600 atleti, con atleti anche provenienti addirittura da Hong Kong e il Giappone, quindi da molto molto lontano. Qui siamo già nelle fasi finali di questa prima sprint della stagione 2023 a Vieste sul Gargano in Puglia, l'arrivo di Damiano Bettega, GS Pavione, e poi via via di tutti gli altri che andremo ora a seguire, anche per capire chi si aggiudicherà questa prima prova stagionale di Orienteering. Damiano Bettega, che è sicuramente uno dei migliori azzurri, ecco, Giulia Di Sette che oggi non è molto brillante, e poi vediamo qui la svedese Alva Sonesson, molto molto bene, per lei è sicuramente top 5. Enrico Mannocci, anche all'arrivo di questa sprint che abbiamo detto prevedeva il passaggio più difficile e complicato nella parte più vecchia della città, poi si arriva qui sul lungomare, attenzione, arrivo classico di Samuele Tait a tutta, no Pietro? Sì, lui molto bene però. Sì, molto bene, i primi 5 e riesce sempre a tirare fuori una grinta incredibile, mentre arrivava anche Anna Rita Scalzotto, un'altra azzurra qua, Alice Selem, seguita da Martina Palumbo. C'è una, come qua da notare, che subito dopo arriva qua Lucchetta con Mariani. Eh sì, Mariani ha fatto un gran bel tempo, sì, assolutamente, 12.56, l'alfiere della polisportiva Masi. Se la gioca. E se la gioca, molto bene, anche Viola Zagonel che chiude in 12.19, anche lei con i colori della polisportiva Masi. Ma Axel Granqvist arriva un po' dopo Mariani, sì, 13.05, quindi buon tempo. Questa invece è la prima svedese delle donne. Eh sì, chiude 11.41 von Krusensterna. Vilma von Krusensterna, quindi la svedese davanti alla nostra Viola, sì, Zagonel. Mentre arriva Gustafsson, che è leggermente avvantaggiato su Mariani, arriva e direi che conclude davanti, sì, 7 secondi davanti. Non di tanto, esatto, 12.49 ovvero ora il tempo, e 12.56 il tempo invece del nostro Francesco Mariani, che parte dunque con il piede giusto. Qui intanto tentativi di bagno, ma dicevamo, sì, insomma, più di 20 gradi già si comincia a ragionare, no? Per non erano tentativi, erano bagni, erano proprio veri. Bagni veri. Eccola la classifica: Gustafsson, Mariani, Granqvist per la Svezia, Mattias Holt, e poi in quinta posizione Samuele Tait, von Krusensterna, Zagonel, Scalzotto, dunque due azzurre sul podio, davvero brave. In questo caso può essere soddisfatto il team azzurro per i risultati, le premiazioni, avete visto le medaglie, i podi, e qui i sorrisi ovviamente di chi su quel podio è riuscito a salire, i saluti con bottiglia d'olio di, sì, rigore dalla Puglia, e quindi la voce dei protagonisti con le interviste ai vincitori della gara. Siamo con i vincitori della gara di Vieste, ecco le loro considerazioni. Yeah, it was fun. È stata una gara divertente. C'erano molte scelte che potevi fare, la mappa era tecnica, bisognava fermarsi, leggere, ripartire, comunque molto divertente. Una gara molto tecnica,
not like it in the sprint, no, non come quelle che abbiamo in Svezia, molto diverse. Ma mi sono divertita. Viola Zagonel, quando si parla di sprint, tu ci sei sempre. Sì, anche quest'anno è bello iniziare con una sprint qui e arrivare prima delle italiane e seconda, comunque è sempre bello. Un bel confronto di alto livello. Sì, quest'anno ci sono le ragazze della nazionale svedese, qualche ragazza forte c'è, quindi è sempre bello. Ti aspettiamo anche domani in Bosco? Certamente. Francesco Mariani è il primo degli italiani oggi qui a Vieste, una bellissima prova, pochissimi secondi dal vincitore. Ah sì, posso dire che è andata bene, il mio obiettivo era fare una gara pulita e devo dire che ci sono riuscito. Ovviamente le gambe erano il massimo perché torno da una settimana di training camp intenso con la nazionale, è venuta fuori una buona prova. Buona prova davvero quella di Francesco Mariani alle spalle di Gustafsson. Abbiamo sentito anche la vincitrice svedese che ha preceduto Zagonel e Scalzotto, finita la prima giornata in assoluto di gare per quanto concerne questo 2023. Si guarda e si pensa subito alla prossima prova, la Long nella Foresta Umbra, seconda giornata di questa trasferta in terra pugliese. Allora andiamo anche in questo caso a sentire la voce dei protagonisti e poi entriamo nel vivo di questa gara su lunga distanza. Le interviste. Ha provato in anteprima per noi il tracciato Stefano Galletti. Che cosa troveremo in questa long? Una foresta primordiale, una foresta bellissima, una grande faggeta, ampia percorrenza, ampia visibilità, velocità molto elevate. Mi aspetto dei tempi per una lunga distanza di poco superiore all'ora di gara, almeno a livello dei migliori. Dopodiché gli elite affronteranno anche delle zone con una vegetazione un po' più fitta, ma soltanto loro, dove dovranno combattere un po' di più, ci sarà un po' meno visibilità, ci sono dei punti abbastanza divertenti ma anche insidiosi dove potrebbe giocarsi la gara. Alcuni nomi per oggi? Beh, sicuramente il bronzo mondiale in carica Gustafsson è uno dei favoriti, tra le donne anche Vilma von Krusenstierna, un'atleta fortissima della squadra nazionale svedese, tra gli uomini Francesco Mariani dovrebbe essere lui il migliore degli italiani nonostante le fatiche di ieri, il secondo posto di ieri. Questi sono i nomi per cui io spendo il mio pronostico oggi. Queste le parole allora di Stefano Galletti. Possiamo anche dire, Pietro, che dopo la prima prova può essere sicuramente soddisfatto il commissario tecnico degli Azzurri presente a Vieste, Stefano Raus, no? Beh sì, era contento perché ha visto i suoi Azzurri comunque uno impegnarsi e due ottenere buoni risultati, quindi credo che l'impegno più la gratifica del campo siano importanti, insomma. Qua partenza intanto per quanto riguarda la gara long, sì sicuramente tornando a Raus, importanti indicazioni, tanto più come si accennava poc'anzi dopo una fase di grandi carichi di lavoro, lo ricordava, no? Anche nell'intervista il nostro Francesco Mariani, e quindi gli atleti al via con gambe ancora pesanti che non potevano certo essere al meglio come brillantezza, ma test sempre utile perché ci si confronta con questi avversari stranieri ed è sempre stimolante, questo lo ricordava Viola Zagonel, no? Anche nell'intervista. Sì, è così, tra l'altro lo ricordo, Stefano Raus è succeduto a Misha Mamlev, quindi un nuovo commissario tecnico, quindi una ventata di entusiasmo nuovo, una nuova metodologia di lavoro, perché Raus è comunque giovane ma con grande esperienza. Lui ha maturato un'esperienza in Australia, poi è stato un anno in Scandinavia, quindi nonostante la giovane età è un uomo di esperienza internazionale su cui la federazione ha voluto investire. Lasciamolo lavorare e vedremo che cosa succederà. Chi è migliorata molto in questi anni è Jessica Lucchetta, che sta diventando tra le donne sicuramente una delle migliori, mentre parte la favoritissima di giornata Vilma von Krusenstierna, che ha vinto anche la prova sprint. Qui ancora il nostro Francesco Mariani, subito un'occhiata alla cartina, sempre molto importante, e qui siamo nella foresta bellissima dove è sicuramente anche piacevole correre questa long, la Foresta Umbra, una riserva naturale e protetta che si trova nella parte più interna del Parco Nazionale del Gargano, 10.000 ettari con una geografia accidentata con rilievi che raggiungono anche gli 800 metri sul livello del mare, con alcune parti che arrivano proprio a ridosso delle coste, quindi un territorio molto particolare, mentre qui stiamo seguendo Francesco Mariani all'interno, no, della faggeta che sta correndo la sua long.
Sì, Mariani che sta andando molto bene, mentre Gustafsson qua si ferma, guarda, controlla e poi passa in questo posto abbastanza intricato, schivando rametti, radici e piante cadute. Parlando di Foresta Umbra, a volte è un nome che trae un po' in inganno, perché in realtà Foresta Umbra perché viene da ombroso, quindi non si trova in Umbria ma si trova in Puglia. Ricordo, siamo in Gargano, mentre qua Samuele Tait, che oggi forse non è il suo terreno prediletto, e qua la traccia GPS con tutte così, con tutti gli atleti in azione. Come vedete, ognuno poi effettua la sua scelta. Una gara lunga ma non lunghissima, tant'è che i tempi di gara risultano essere attorno alla previsione, attorno all'ora e 10. Ecco, a volte le long vanno anche oltre, arrivano anche a 90 minuti, e poi ci sono le extra long, però ecco, in questo caso un pochino più corta del solito. Ognuno effettua la propria scelta, sottolineavi, la cosa forse più difficile di questa long era proprio quella di evitare zone apparentemente simili, cosiddetti errori paralleli. Per questo sicuramente poi ognuno fa la propria scelta, ma attenzione, le difficoltà ci sono. Una giornata più fresca, quella sì, nella quale si corre la gara di lunga distanza, anche perché lo abbiamo ricordato, siamo ad oltre 800 metri per quanto riguarda la Foresta Umbra, quasi 600 anche in questo caso, ovviamente, gli atleti a sfidarsi nella prova che si sviluppa, lo abbiamo visto, soprattutto nella faggeta, a mettere in difficoltà i concorrenti, oltre al discorso legato agli errori paralleli e soprattutto a mettere in difficoltà anche i meno esperti. La prima parte di gara, caratterizzata da un tratto lungo un paio di chilometri, è un'altra fase importante, dicevano e sottolineavano anche i tracciatori, quella tra i punti 7 e 8, con una vegetazione davvero molto molto fitta. Ecco qua, come vedete, sembra cioè, apparentemente semplice, in realtà è una long complessa, tant'è che ci sono stati alcuni, diciamo così, arditi pugliesi che si sono iscritti nella categoria long, e qualcuno all'inizio diceva non li rivedremo mai più. In realtà sono... Non è successo, fortunatamente. Sono arrivati tutti, qua è la traccia con un intertempo che vede ancora al maschile molto bene Gustafsson, e tra le donne sempre in questa fase ancora in testa la Von Krusenstierna, che viaggia bene, meno bene Anna Rita Scalzotto, che probabilmente non è ancora al top della forma, anche perché non avendo potuto allenarsi a pieno quest'inverno, come ricordavamo, probabilmente oggi paga dazio, mentre Jessica Lucchetta è probabilmente oggi la migliore delle italiane in questo momento, sicuramente davanti alle rivali. Nessuno si è perso, ovviamente, perché al di là della fatica la prova è stata tracciata con grande scrupolo. Certo, metteva a dura prova, come dire, polpacci, polmoni e anche le teste dei concorrenti, che insomma qui dovevano lavorare parecchio anche sulla cartina per districarsi all'interno di questa vegetazione, che soprattutto, come ricordavamo, nella seconda parte della prova, nella seconda parte della gara, era piuttosto fitta, e quindi le difficoltà c'erano tutte. Ancora Anna Rita Scalzotto, Park World Tour Italia, che ha anche organizzato questa due giorni sul Gargano in Puglia, che apre la stagione 2023 dell'Orientering. Sì, è così, Gabriele Viale ha aperto, diciamo così, per certi versi ha aperto la stagione, e per altri versi ha chiuso un ciclo, perché ricordiamo che qui nel mese di luglio si sono sfidati oltre 3.000 master nei campionati mondiali di orienteering, che sono durati dall'8 al 16 di luglio, quindi è stato un vero successo sia per organizzativo che per il territorio, perché hanno avuto tantissime persone che hanno soggiornato in queste località, e ora si ritorna volentieri, perché probabilmente in occasione di quei mondiali c'era più una, diciamo così, partecipazione straniera, e oggi anche gli italiani hanno diciamo così il gusto di gareggiare su queste gare. Qua Mariani che va velocissimo, volevo far notare una cosa, che
comunque l'orienteering è uno sport che tiene molto impegnata anche di così la mente, quindi quando si ritorna a fare questo esercizio non sempre si è così diciamo mentalmente brillanti, ci vuole un attimo a riprendere confidenza e comunque ci vuole anche uno sforzo mentale, e mantenere la concentrazione per un'ora e dieci non è poco, e qua arriva Gustafsson, miglior tempo in assoluto. E la concentrazione l'ha tenuta lo svedese Samuele Tait, con Light Orienteering Team, anche lui tra i favoriti, almeno per quanto riguarda i ragazzi azzurri. All'arrivo, hai detto bene, la Puglia ha ospitato negli ultimi anni con grande convinzione questa disciplina, hai ricordato i mondiali master dello scorso luglio che abbiamo seguito anche con le telecamere di Rai Sport, e continua la Puglia ad organizzare manifestazioni di orienteering. Attenzione per Enrico Mannocci, qualche problema proprio sul traguardo. Krusenstern invece al femminile, alla grande, con la connazionale Axel Gronquist, col connazionale Gronquist che anche lui molto taglia bene il traguardo con un ottimo tempo. Sì, qua stanno arrivando praticamente tutti i migliori, e la nostra migliore si conferma Jessica Lucchetta con un tempo di 1:15:05, è 7 minuti superiore a quello di Von Krusenstern, però è andata molto bene. Invece al piccolo trotto Anna Rita Scalzotto probabilmente è andata calando, lei non era al meglio, e anche Viola Zagonel oggi è bene ma non benissimo, nel senso che 1:18, 10 minuti in più della vincitrice, è la seconda italiana, mentre abbastanza bene secondo tempo 1:09 per Frida Wikström. Krusenstern prima 1:08:13, Frida Wikström Svezia 1:09:24, ottimo tempo per quanto riguarda la Lucchetta 1:15:05, e Viola Zagonel che abbiamo visto prima 1:18:44. Arriva, eccolo l'azzurro, Francesco Mariani, ultimo sforzo anche per l'atleta della Polisportiva Masi, taglia col tempo di 1:10:54, taglia il traguardo Francesco Mariani, Polisportiva Masi, grande fatica quest'oggi, grande prova soprattutto al femminile, almeno delle straniere, ma anche al maschile, vedete Gustafsson, Kittelsen, Gronk, quindi Svezia, poi Krusenstern, Wikström e Sonesson, e anche Elsa e Alva, quindi primi quattro posti per quanto riguarda la Svezia. E qui e la due giorni viene vinta la classifica generale, certo. Dai due vincitori hanno vinto sempre loro, e in automatico si aggiudicano anche la classifica generale. Qua il presidente Anesi e Nicolino Sciscio, assessore al comune di Vico, che premiano i nostri vincitori, ma ascoltiamo qua i protagonisti. And today this Foresta Umbra, your sensation? Yeah, really nice forest. Sì, è una bellissima foresta dove è stato molto bello correre, con un tracciato impegnativo. Non ho commesso grandi errori, anche se la cosa più difficile era evitare quelli che sono i cosiddetti errori paralleli. Ho iniziato un po' in difficoltà all'inizio, poi sono riuscito ad andare meglio, ma punto dopo punto ho trovato il giusto feeling. Non sono abituato a questi terreni italiani. Dal caldo, dal sole, Jessica Lucchetta oggi nel fresco della foresta umbra. Eh sì, molto bello, devo dire. Non c'ero mai stata, è un ottimo paesaggio e bosco. Molte difficoltà, veramente un bosco tecnico con tante depressioni, sassi, pochi sentieri, poche strade. Questo tuo essere prima delle italiane però conferma la tua crescita tecnica. Sì, sono molto contenta, una conferma che aspettavo da un po'. Raus, il commissario tecnico, come hai visto i tuoi azzurri? Ma un ottimo weekend di gare, sia sprint che forest. Si sono comportati bene su entrambi i terreni, oggi particolarmente bene perché hanno fatto anche tempi molto bassi, diciamo, per una gara a lunga distanza. Abbiamo appena finito un training camp in Trentino, adesso andiamo in Cechia per correre altri allenamenti e gare a Pasqua. Presidente Sergio Anesi, ieri il sole di Vico, oggi qui in foresta umbra al fresco. Che bilancio facciamo di questi due giorni? Beh, al di là di quello delle temperature, che evidentemente
anche nel sud Italia ogni tanto c'è un po' di fresco, soprattutto se si è in foresta. Il bilancio è estremamente positivo. Questa gara, che si svolge a meno di un anno di distanza dal mondiale che abbiamo realizzato qui nel 2022, sia la testimonianza della volontà della federazione di portare competizioni a livello internazionale in questa terra. Questo sport può essere davvero praticato da tutti. Bisogna anche tesserare i ragazzi e riuscire a far sì che questi si innamorino anche di quel sano agonismo che abbiamo durante le competizioni. Gabriele Viale, finisce questa 2 giorni di orienteering, che bilancio possiamo fare? Straordinario, 2 giorni straordinaria, pienamente riuscita a partire dal tempo, dalla nutrita partecipazione internazionale, una grande squadra che desidero pubblicamente ringraziare tutto lo staff che collabora a mio fianco. Abbiamo qui la nazionale svedese, abbiamo atleti di altissimo livello internazionale e hanno apprezzato molto l'organizzazione e la tecnicità e l'eccellenza di questi luoghi per la corsa d'orientamento. Si chiude qui la 2 giorni in Puglia in attesa delle gare internazionali, 25 aprile, 1 maggio in Norvegia, primo round di Coppa del Mondo di corsa orientamento. Grazie Pietro. Grazie a te, prossimo appuntamento di livello nazionale invece in Piemonte a Vinadio. A risentirci e arrivederci con l'Orienteering, rimanete su Rai Sport, grazie.